24 aprile 2021. Uno scandalo che perdura. Dal Vangelo secondo Giovanni, capitolo 6. In quel tempo molti dei discepoli di Gesù, dopo aver ascoltato, dissero: questa parola è dura, chi può ascoltarla? Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi discepoli mormoravano riguardo a questo, disse loro: questo vi scandalizza? E se vedeste il Figlio dell'uomo salire là dove era prima? È lo spirito che dà la vita. La carne non giova nulla. Le parole che io vi ho detto sono spirito e sono vita. Ma tra voi vi sono alcuni che non credono. Gesù, infatti, sapeva fin da principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito. E diceva: per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è concesso dal Padre. Da quel momento molti dei suoi discepoli tornarono indietro e non andavano più con lui. Disse allora Gesù ai 12: volete andarvene anche a voi? Gli rispose Simon Pietro: Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna, e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio. La parola dura di Gesù è quella che afferma che chi non mangia la sua carne e non beve il suo sangue non ha la vita eterna. Questa dichiarazione provoca lo scandalo con il conseguente abbandono di una buona parte dei discepoli. E fra questi anche Giuda, il quale non se ne va, ma certamente inizia a covare l'avversione per il Maestro che lo porta al tradimento. La radice dell'abbandono e dell'odio a Gesù è trovata in tale solenne dichiarazione della fonte della vita spirituale, ovvero la dimensione di Dio. La vita eterna, la condivisione con lo Spirito di Dio, lo Spirito Santo che purifica e che ci rende degni di stare al suo cospetto. La radice della divinizzazione dell'uomo sta nell'assunzione della carne e sangue di Cristo per diventare con Lui una sola cosa, con il Padre. L'innesto divino in noi avviene con la incorporazione a Cristo mediante il sacramento per eccellenza, la via, il mezzo con cui il divino si associa a noi. Questo, proprio questo, provocò lo scandalo e tuttora perdura in tante chiese separate, ma anche all'interno della Chiesa Cattolica. La fede nell'Eucaristia come presenza reale del corpo e sangue di Gesù chiede di credere e di agire di conseguenza. La fede non si può mai limitare alla comprensione intellettuale, ma è sempre seguita, per essere vera, dalla prassi, dall'assunzione delle conseguenze pratiche. L'agire morale dell'uomo, secondo i comandamenti di Dio e di Gesù, sono certamente una conseguenza logica dell'adesione al credo, ma prima ancora di diventare un dovere obbligante, è una potenza interiore che consente di essere fedeli ai comandamenti. La potenza interiore è solo di chi possiede lo Spirito di Cristo, quel paraclito promesso che non è eredità sbiadita a compensare la partenza al cielo di Gesù, ma è il frutto maturo della sua intera missione. Fare degli uomini dei tabernacoli dello Spirito Santo, uomini santi capaci di contrastare il peccato in se stessi e nel mondo, con la stessa forza e potenza divina. Il credere dunque alla presenza reale dell'Eucaristia non è sufficiente se non si accetta di essere trasformati dalla presenza eucaristica in noi. L'abbandono del peccato per ritornare a Dio, l'atto di riconciliazione con il Padre, avviene per il nostro cuore che lo desidera e per la forza dello Spirito donato da Gesù. Egli cancella i nostri peccati e ci rende capaci
di agire secondo lo Spirito, poiché siamo diventati una sola cosa con Lui, proprio mangiando la sua carne e bevendo il suo sangue. Chi lo relega invece tra gli atti simbolici senza realtà materiale è da annoverare tra coloro che si scandalizzarono. Costoro hanno bisogno di limitare l'azione liturgica dell'Eucaristia e quindi della presenza reale che ne scaturisce ad un'azione solamente indicativa, parafrasata della comunione con Dio, fatta di comprensione, di volontà, di adesione ai comandamenti. Per costoro la forza e la presenza dello Spirito si limita al fatto della comprensione e alla conseguente volontà di adeguarsi a ciò che si è capito. Questo è però un atteggiamento puramente umano, che si attua in ogni fatto terreno, quando si aderisce ad un'idea, un'associazione, al vivere secondo le leggi di uno Stato. E la differenza, invece, sta nella presenza donata dello Spirito Santo, che agisce per trasformare con la potenza divina la nostra umanità. Così è lo stesso Spirito che suscita il volere del bene, ed è lo stesso Spirito che rende possibile il bene suscitato. Lo stesso Spirito opera una trasformazione dell'uomo in essere immortale, cioè divino, proporzionato a Dio mediante l'incorporazione a Cristo. Il nostro stare davanti a Dio avviene per l'essere un solo corpo con Cristo, come Egli è una cosa sola con il Padre e lo Spirito. L'identità e l'unità non sono compromesse. Chi si scandalizza, non crede e tradisce, spesso rivelando nel profondo la volontà di non abbandonare il peccato, le proprie ragioni umane, la dimensione dell'ego che si oppone all'amore. Dio vi benedica.